Oh bambini, ma quante pentolate mi hai dato? La scorsa volta giocondina! Te lo meriti! Sei innamorato pure di tua madre! Basta, basta, basta! Ascoltate, ho appena terminato un meraviglioso e rilassante bagno nel latte d'asina. Sai giocondina che pelle lascia? Ah sì? Vuoi provare? No! Prova il mio scafandro! Ma quale scafandro? No! Non farlo! L'altra volta stavo soffocando! Preferisco fare il bagno nel latte d'asina. Ma adesso, prima di tutto, volevo finire la storia che stavo raccontando la volta precedente. Permesso, grazie, grazie. Sapete, durante i miei 20 anni di regno è sempre andato tutto bene e non ho mai avuto rivolte nei miei confronti. Poi, per un certo periodo, ho vissuto anche a Roma insieme a Marcantonio e Giulio Cesare e pensate, molte donne romane imitavano il mio trucco e il mio modo di vestire. Poi, in seguito, sono diventata anche mamma, ma quando è mancato Marcantonio, anch'io ho voluto passare a miglior vita e sapete come? Come dice la leggenda? Cosa dice la leggenda? Morso di un serpente velenoso, ma io voglio sfatare la leggenda. Mi faccio beccare dalla gallina! Serpente, gallina, gallina, serpente, serpente, gallina, serpente, serpente, gallina. Oh! Cos'è successo? Si è fatta morta da un serpente! Ma non c'è più Creo! No! Ah, non c'è più Creo! Ah, 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 ah. No, no! Mangia patate! Vieni qui! Eccomi qua! A proposito, dove è andata Mano? È andata a sbendare delle mummie! Delle mummie? Ah, Mano! Mano, vieni qua, vengo anch'io a sbendare delle mummie! Oh! No, no, no! Lasciali stare le mummie! Prima che arriva Tutankhamon! Bambini! Ci vediamo la prossima volta! Sbendo anch'io le mummie! No! Sì! No, sì! No! No.